Roberta Bianchetta, sindaco di Salassa, una bellissima giornata di sport, di sole, di festa. Salassa ha accolto benissimo le protagoniste del Giro d'Italia Donne 2023. Immagino la tua soddisfazione e la soddisfazione dei tuoi concittadini. Siamo davvero molto orgogliosi, quest'oggi davvero Salassa accoglie tutto il ciclismo, tutti gli amatori, la popolazione ha davvero partecipato, infatti ha allestito, ha addobbato il paese che si è tinto come una piccola bomboniera rosa e noi siamo davvero orgogliosi di poter ospitare qui a Salassa questa importantissima manifestazione. Da donna devo dire che sono particolarmente soddisfatta di appunto essere il sindaco di una manifestazione tutta al femminile e quindi delle cicliste del Giro Rosa. Il Canavese ancora una volta dimostra che quando si tratta di accogliere è sempre particolarmente bravo, preparato, ma soprattutto che anche Salassa, piccolo comune, ha tanta voglia e tanta capacità di dare molto anche a livello turistico e di immagine di questo territorio. Sì, Salassa magari non è tanto conosciuta e questa è davvero una buona occasione per portare in questa che è la torre, la piazza sotto la torre, le persone per far conoscere il nostro Ricetto, perché è storico, è molto bello, negli anni è stato curato e quindi davvero anche la vocazione, quella più prettamente turistica, viene e si combina con la festa e con lo sport. Salassa oggi posa una pietra importante, diciamo che questo, più che essere la fine di un lavoro da parte dell'amministrazione del paese, è forse l'inizio di qualcosa di più importante. Sì, speriamo davvero che questo sia proprio solo l'inizio di una serie di manifestazioni che vedranno volentieri il ciclismo, ma non solo a Salassa. Noi davvero come amministrazione siamo orgogliosi e siamo propensi davvero ad accogliere qua nel nostro paese, grazie a tutte le associazioni, tutte le opportunità che ci verranno date. Fabrizio Ricca, assessore allo sport della Regione Piemonte, nel periodo della presentazione era stato ribadito quanto la Regione Piemonte crede nel ciclismo, nello sport in generale e quanto il Canavese sia molto ricettivo sotto questo punto di vista. Oggi Salassa sta dando l'esempio lampante di tutto ciò. Sì, direi che questo è il coronamento perfetto di un anno fantastico che non è ancora finito perché la stagione finisce a ottobre, quindi c'è ancora molto da fare. Il Canavese si dimostra ancora ricettivo, la festa di oggi lo sta dimostrando, Borgo Franco con il Giro d'Italia, gli è il Next Gen e poi Salassa con il Giro Donne dimostrano quanto questo territorio sia davvero pronto per ospitare manifestazioni così importanti, ma soprattutto quanto la gente ama il ciclismo. E quindi questo connubio fantastico tra l'amore delle persone e la capacità di poter ospitare eventi crea queste feste meravigliose. Una regione Piemonte che crede fortemente nello sport come veicolo non solo appunto per portare gente, ma anche e soprattutto per dare un'immagine e un segnale importante anche alle giovani generazioni. Ma lo sport è davvero un motore economico molto importante. Lo studio del nostro istituto di ricerca ci dice che ogni euro che noi investiamo sul territorio ne portano 7,5 di beneficio economico, quindi noi siamo felici di poter spingere fortemente sull'acceleratore di un territorio come il Canavese che ne ha tanto tanto bisogno. Canavese e Regione quindi che continueranno a collaborare anche in futuro. Sì, assolutamente sì, ci sono già progetti per i prossimi anni che vogliamo portare avanti perché, ripeto, la voglia di sport di questo territorio è impagabile e chi come me amministra lo sport piemontese non può che esserne contento.